Ciao bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi ho deciso di farmi una bella maschera adesso di notte. Farmi questa maschera e la lascio agire tutta la notte perché così do un tocco di idratazione per i miei capelli da una parte e dall'altra le do una botta per la ricrescita dei capelli. Questo qua è il risultato finale, però per ottenerlo ho fatto un styling particolare perché comunque avevo tantissimo tempo a disposizione. Quindi se vi piace, mi raccomando, guardate il video fino alla fine così riuscite a vedere il styling. La preparazione è molto 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 semplice. Sapendo che avevo voglia di dolce, cioè cose, e quindi ho fatto bollire del riso e cerco di evitare di mangiare troppi zuccheri. E allora ho fatto il riso con l'uova Pasqua per non mangiare il cioccolato. Comunque, l'ho fatto bollire, ho preso il liquido del riso, l'uova passa, ho aggiunto un cucchiaio, anche fino a due, di olio di cocco. Dopodiché ho aggiunto un cucchiaio di miele, potete aggiungere Questa anche maschera, dell'olio se se la avete. volete più Scusate che la qualità liquida, del la video potete non è proprio il applicare sotto la massimo, ma doccia e lasciatela mi agire si è per rotta la luce dove 5-10 minuti, poi appoggiavo lavate i il capelli, telefono se i capelli ce l'avete e già comunque bagnati, così riuscite miscelate ad tutto. illuminarla. Volendo potete Se aggiungere un no, po' di come ho uova fatto passa, io, un l'ho po' di riso applicata e frullate se tutta la avete un buon notte frullatore e per l'ho lavata applicarlo il sui giorno capelli, perché dopo, dà il perché risultato tanto spettacolare. E non non solo, dovevo uscire il questo giorno siero dopo, qua quindi con il il giorno miele, che con devo proprio uscire, no, non ce la l'olio di faccio, la cocco, lascio potete riposo applicarlo un'oretta e anche poi sul corpo dopo sotto la doccia perché la lavo. super mega idratante. Quando fate una maschera per il viso o volete una idratazione, potete applicare questo liquido qua, lo potete magari mettere un pochettino in frigo, l'altro applicarlo sui capelli e usarlo per il viso, per l'idratazione. Potete aggiungere della maizena, ad esempio, per indensarlo, per applicarlo sul viso. Adesso andiamo col styling. Come vedete, ho applicato la crema arricciante di Lola Cosmetic, che io oramai non riesco a stare senza. Ho provato, come sapete, nel corso del tempo, varie maschere, vari prodotti, però io rimango con questa, mi piace tantissimo. Ho la Ausis, la marca australiana, per i capelli, che anche quella è favolosa. Se tornate indietro nei miei video riuscite a trovarli. Adesso cominciamo col styling. Ho messo prima il balsamo ristrutturante, adesso arricciante, scusate. Adesso metto il gel della stessa marca di Lola Cosmetic e comincio con lo styling. Prendo il pettine Denim, lo rullo e poi faccio questo passaggio qua, lo giro, così afferma il riccio. Il tempo che lo fate, nel senso, diventa molto più facile da fare, soprattutto se dovete farlo su tutti i capelli. Ovviamente è il passaggio molto veloce. Credo che tardate quindicina di minuti di arricciare tutti i capelli. Questo styling ovviamente non va bene per tutti i tipi di capelli. Io sinceramente, per il mio tipo di capello, non è basilare assolutamente. Chi ha i capelli più ondulati, questo sì che è basilare, perché ne crea questi capelli ondulati perfetti. Per i miei tipi di capelli basta pettinarli, sinceramente, perché i miei sono più tendenti al crespo e facendolo così affermo i ricci e non li do quel frizz per diventare crespi. Capite quello che vi dico? I miei basta pettinarli bene, il riccio si crea da solo. Per oggi avevo questa fantasia di dedicargli più tempo perché li volevo proprio più belli, e soprattutto se fate questo tipo di styling, il risultato è molto bello, ma la cosa più importante è che dura nel tempo, nel senso, se lavate i capelli una volta alla settimana va benissimo perché vi dura 5 giorni, vi durano i capelli 5 giorni belli. Ovviamente se per la notte non andate a dormire direttamente con i capelli ricci, no, ma se usate la cuffia di seta o perlomeno raccogliete i capelli più in su.
comunque durano veramente tanto. Dipende da quello che volete. Se volete un risultato voluminoso, potete guardare i miei video precedenti quando ho proprio fretta e faccio vedere i video come fare styling veloce che dà un volume pazzesco, bellissimo e meraviglioso, però al terzo giorno già sono da lavare. Invece, facendo questa tecnica, durano molto, molto, molto di più. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e seguitemi su Instagram e Facebook e su Instagram Specchio di Amal e su Facebook è uguale. Se avete qualche richiesta, informazione, volete sapere qualcosa, sono a vostra disposizione.
L'ho asciugati col phon e il risultato è questo. Stupendi! Se vi piace lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti e mi raccomando, passate una bellissima domenica.